a Cefalù, nel Palazzo Municipale Ottagono Santa Caterina, dove il pittore Leonardo Albanese ha esposto la sua pittura. Siamo con il pittore Leonardo Albanese. Chiediamo all'artista, queste sue pitture hanno un tema particolare o libero? Dunque, il tema è particolare in quanto è dedicato alla cultura, al folklore di Cefalù. Praticamente ci sono dei dipinti che richiamano appunto la cultura, altri che richiamano il folklore e altre le tradizioni. Principalmente le tradizioni madonite, perché io sono di origine madonita e quindi si riferiscono alcuni temi proprio alla cultura e alle tradizioni del popolo madonita, tipo la donna madonita all'antico telaio, oppure come dire, gli antichi palazzi di Cefalù e quindi la storia di Cefalù. La mostra si svolge qui a Cefalù. Cos'è per lei Cefalù? Per me Cefalù è una città molto culturale e anche di grande richiamo turistico. Infatti non per nulla è conosciuto in tutta Europa se non nel mondo. E quindi fare una mostra qui a Cefalù per me significa essere presente nella cultura di Cefalù e della Sicilia tutta. A proposito di mondo, lei ha girato abbastanza, diciamo, come pittore, ha girato quasi tutta la Sicilia, l'Italia, è anche andato all'estero, a Tokyo e anche a Parigi. Sì, negli anni 70 ho fatto questi viaggi e tra l'altro da giovane pittore sono stato premiato a Parigi alla mostra dei giovani pittori a Montmartre. Abbiamo fatto una estemporanea nella quale io sono stato premiato con un premio acquisto.
Lei ha iniziato da giovane questa attività artistica, le ha appassionato, sappiamo che da piccolo già aveva fatto una pittura su tela d'olio. Sì, negli anni 60 ho iniziato a dipingere ad olio su tela e poi piano piano mi sono inserito a fare delle mostre personali, collettive e rievoco tutte le caratteristiche delle mostre che ovviamente si fanno di consueto. Questa pittura, questo quadro, quale tematiche rappresenta? Qua praticamente rievoca il 68, però anche se è stato fatto successivamente al 68, quando ci fu il movimento culturale di protesta più che altro, e quindi come piazza dove tutti facevano gli scioperi alla piazza Politeama, è stato a presentare appunto lo sciopero generale a Palermo. Vedo che nelle sue pitture c'è anche una presenza religiosa. Sì, spesso io, oltre a fare le figure, anche i ritratti di donna, uomo, riesco a fare anche delle figure sacre, perché sento anche la figura sacra. Ho fatto dei volti di Cristo, di Madonna e anche, altri temi sacri. Tecniche usa lei per le sue pitture? Normalmente amo dipingere ad olio su tela, perché con questa tecnica riesco a soddisfarmi personalmente, perché dentro questa tecnica trovo qualcosa che è diverso dalle altre tecniche, tipo l'acquerello, la tempera, però uso anche l'acquerello, la tempera e il carboncino. Ma normalmente quello che amo di più è, ripeto, dipinto ad olio su tela. Questo quadro rappresenta la maternità, ma anche un qualcosa di familiare. Sì, rappresenta la maternità in quanto, come vede, è un bambino e la mamma. È quello che più di tutti, l'amore più grande, immenso che esiste al mondo, tra mamma e bambino. Qua praticamente è raffigurata mia moglie e il mio bambino, mio figlio. Quindi è una cosa molto personale. Ringraziamo il pittore Leonardo Albanese di averci rilasciato questa intervista. Grazie a voi di avermi concesso questa intervista. Alla prossima.